Nuovo giro, nuovo vlog. Oggi siamo a San Martino, anzi siamo sul Passo Rolle precisamente, abbiamo appena trovato parcheggio. Come vedete, oggi ho una nuova combo di accessori per la sicurezza. Ho il casco, il Protera Plus, che mi ha gentilmente fornito Rudy Project, quindi grazie Massimo, grazie Simone, e anche i nuovi occhiali. Ma questi li ho già provati, se vuoi essere onesto, ieri che ho fatto un giro con la bici da corsa. Oggi giro mega tranquillo, dovrebbero essere una trentina di chilometri, neanche quindicina, ventina di chilometri e con neanche 600 di dislivello. Però il paesaggio dovrebbe essere super appagante. Pronti via, allora partiamo e iniziamo finalmente a salire un pochettino. Ragazzi, che panorama, dove ci porti Laura oggi? Andiamo a fare l'anello della Val Venezia. Wow, che panorama! Abbiamo parcheggiato comodamente là e in un minuto di bici siamo già arrivati qua. Che spettacolo! Che spettacolo! Bello, adesso vediamo se c'è qualche fuori percorso carino da fare. Guarda che bello qua. No, forse non era proprio il suo. Meglio tornare sulla strada. Bello! Nel parcheggio avete visto un sacco di macchine, perché un sacco di gente cammina, si fa questa breve escursione e va a visitare il Cristo Pensante, mentre noi oggi ci ruotiamo attorno in bici, vero? Vamonos! Oh, che bene! Arrivati alla prima delle 36 maglie che dobbiamo fare oggi. Andiamo fin qua su a vedere. C'è anche la fontanella, bello. Penso sia per gli animali. Però veramente bello. C'è che posti. Appena sopra casa. Laura mi segue. Facciamo un altro giro? Il primo punto di ristoro è a neanche 10 minuti dalla partenza. Bello. Sono un sacco di punti di ristoro. Malga Yuri, bello. Un sacco di gente. Allora, mi diceva Laura che siamo dove? Dovremmo essere nella foresta dei violini. Qui ci sono gli abeti rossi che usano per fabbricare i violini. Perché esistono due tipologie di abete, abbiamo scoperto almeno quelli normali e quelli che suonano in un modo diverso e vengono poi destinati all'uso per la costruzione di strumenti musicali. Abbiamo fatto questo breve tratto nel bosco e ci stiamo dirigendo verso la prossima malga, che non so quale sia, però ci sono, dovrebbe essere Rifugio Yuri Bello, ma non è quello che abbiamo appena passato. Sì. A livello di paesaggi è veramente un bel giro. Come riding è adatto a chiunque, anche a chi ha appena iniziato come Laura, perché c'è la strada super larga. Per noi che andiamo un po' più forte generalmente è mortale, perché non c'è assolutamente grip, però andando giù pian pianino e godendosi tutto il paesaggio e la vista attorno sicuramente aiuta, perché non c'è veramente nessun tipo di difficoltà tecnica. Allora, siamo arrivati penso a una delle ultime discese prima della salita. Laura è scesa a piedi per questo pezzettino perché non si fida, è un po' scassato, ci sono radici, mentre noi proviamo a farcelo da montati. Però per chi non si fida è semplice da fare, nulla di tecnicamente difficile, però per chi non si fida si scende per questi 2 metri e poi qua torna tutta la strada mega larga, è fattibile. Molto bello questo boschetto. Iniziano ad esserci anche un po' di sassi qua, veramente divertente. E invece li godiamo tutti. Avrei dovuto sgonfiare un po' la gomma, l'anteriore, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Ma che brava! Vai. E qua c'è qualcun altro che sale invece, brava. E scendiamo pian pianino, brava. Bello, e ora qua in teoria noi dobbiamo andare a destra, giusto? Quindi noi andiamo a Pian dei Casoni, adesso veramente, direzione Malga Veneggia. Mi raccomando, cani al guinzaglio. Che bello, allora questo è il parcheggio per Val Veneggia. Ci sono anche i cavalli, bellissimo.
Ciao! Belli, hai visto che belli? Prossima volta andiamo anche noi a cavallo? Che dire, senza dubbio uno dei parcheggi con la miglior vista al mondo, oserei dire. Già solo parcheggiare qua, tanta roba. E poi si parte ovviamente per il giro, l'escursione o semplicemente per farsi una bella mangiata. Perché ti ricchi i baffi? Ho detto mangiata? Cioè già solo parcheggiare qua paga la trasferta. Spettacolo. Sotto le pale di San Martino. Veramente un paesaggio incredibile. Cioè veramente, a parte quel piccolo pezzettino di discesa o in salita se lo fate al contrario, questo giro presenta 000 difficoltà. Siamo già arrivati a Malga Venezzotta. Adesso in teoria dobbiamo scollinare quella collina per arrivare a Baita Secantini, Malga Secantini. Anche qua un sacco di gente con i cani che li porta a camminare, prendere fresco. Incredibile come cambia il paesaggio da un metro all'altro. Qua deve essere venuta giù una frana e c'è tutto questo paesaggio lunare. Quindi si passa dal mega verde del bosco a tutta questa distesa di sassi e rocce bianche. Che spettacolo, spero la GoPro renda. Beh, direi che, non so voi, fatemelo sapere nei commenti, ma questo scenario secondo me rappresenta proprio nell'immaginario collettivo un'uscita in Dolomiti. Semplice, semplicissima, per carità, fattibile da tutti anche a piedi perché non è lunghissima, neanche dislivello praticamente quasi nullo, però a livello di panorami e paesaggio veramente una cosa incredibile. Ragazzi, Laura sta per incontrare una mucca. Ciao! Ciao! Laura ha avuto il suo primo incontro ravvicinato in bici con una mucca che aveva un bellissimo campanaccio. Tutte assieme, bonus comitiva. Ma quante siete? Ma siete tutte dello stesso gruppo? Bestiale, sono più ordinate degli umani. Qua c'è proprio un ingorgo, un intasamento. Andiamo avanti, facciamoci strada, facciamoci largo, slalom, slalom. Allora, ti sei divertita a passare in mezzo alle mucche? Dal sorriso si direbbe di sì. Eccoci, abbiamo scavallato, siamo arrivati finalmente a Baita Segantini. Sei contenta? Possiamo mangiare? Vabbè. Di che sei partita col 40. Sono partita col 40% perché probabilmente ci siamo dimenticati di mettere la carica, probabilmente. E quindi ero qui che speravo che non mi lasciasse a piedi da un momento all'altro. Adesso porto Laura a vedere il laghetto, dato che non l'ha mai visto. Ti piace il laghetto? Bello. In inverno è ancora più bello. Dove vuoi mangiare? Vista di là o vista di qua? Dimmi tu. Lago o vista montagna? Scegli tu. Allora, Laura ha scelto di mangiare lassù sul colle, vista pale, e noi la accontentiamo. Cioè, ragazzi, cosa volete di più? Panino, fatto il giro, praticamente finito. E guardate con che vista. Top. Cioè, soddisfatta allora, contenta di sto giro? Sì, veramente bello, super consigliato. Quindi ora mangiamo e ci vediamo direttamente in sella. Allora, pausa panino fatta, adesso ci dirigiamo verso la macchina comodamente. Vediamo se di qua è un po' più interessante la discesa rispetto a che fare tutto il sentiero normale. Io speravo di farmi questo bellissimo trail in giù, invece c'è un cartello di divieto ed essendo domenica è pieno di gente, meglio evitare per farsi 50 metri di trail e continuare per questa strada eterna tutta sterrata dove non ci sono né salti né niente. Sorpassiamo Laura. Miau!
ecco, e là sotto quell'incrocio, tutto questo sentiero è dove siamo partiti prima con il nostro giro. Ragazzi, forse ho trovato un trail a metà discesa e non ci sono cartelli, quindi forse posso avventurarmi giù per di qua. Non penso ci passi molta gente a vedere dal sentiero e siamo arrivati allo stesso punto di Laura. Grazie. Vamo! Eccolo il nostro furgone. Ed eccoci arrivati finalmente in parcheggio alla macchina. Laura tutta fiera e contenta di aver la BCB ammortizzata. Allora, giro finito, com'è andata? Bene, carino. Giro super semplice, la portata di tutti, mega fattibile. Anche divertente comunque. Divertente, era vario. Dislivello poco. Paesaggi pazzeschi. No, super consigliato. Quindi giro adatto a tutti. Sì. E niente, fatemi sapere se volete altri video di questo tipo, se avete consigli, suggerimenti, fatemi sapere se vi interessa la straccia che ve la metto da commuta. Al prossimo video.